Navigazione, cicloturismo, pesca, enogastronomia, biodiversità. Il Po è fuori di metafora un fiume di potenzialità che purtroppo non riescono quasi mai ad esprimersi nella quasi totale assenza di imprenditorialità e spesso nell'incuria e nel degrado in cui sono lasciate le zone naturali che regalano scorci unici a due passi dalle grandi città del nord Italia. Giuliano Spiaggia è il sindaco di un piccolo paese, Spessa Po, che da sempre convive con la ricchezza e anche i capricci del grande fiume. Il suo racconto però è un racconto amaro di chi ha provato in tutti i modi a far rinascere il fiume e soprattutto le attività economiche adesso collegate, ma ha dovuto arrendersi a una burocrazia farraginosa che se da un lato ha riversato ingenti risorse su alcuni progetti, dall'altro segue regole e logiche che spesso sfuggono alla comprensione. È il caso, ad esempio, dei lavori per la creazione di un'area attrezzata per l'attracco delle barche che sono stati realizzati ma che oggi per qualche calcolo sbagliato sono di fatto del tutto inutili, e mentre la storica Proloco, dopo una battaglia legale tra lo stesso comune e i gestori, oggi giace tristemente abbandonata, anche le attività di gestione dei boschi nelle aree golenali non sembrano aver garantito la sperata rinascita di queste zone a protezione speciale. È una zona di protezione speciale, sono aree che l'Unione Europea ha voluto individuare in tutti i paesi europei e che la regione nel nostro caso ha individuato su queste aree demaniali, per cui si parte da Albaredo in questo caso per la nostra ZPS e si arriva fino ad Arena Po, oltre a Arena Po. Le aree golenali sono state destinate a questa zona. Quindi sono zone di protezione speciale che impongono un rispetto particolare, tanto è vero che anche voi avete avuto delle prescrizioni molto stringenti quando avete fatto dei lavori. Sì, noi abbiamo portato avanti un progetto che vedeva la realizzazione di un attracco e anche il posizionamento di una casetta galleggiante. Questo progetto nasceva qualche anno fa a favore di un eventuale turismo navigabile e a supporto delle nostre aree dove gestite all'epoca dalla Proloco. In questo caso ovviamente abbiamo dovuto, prima di poter portare avanti il progetto stesso, fornire documentazioni molto, molto precise con valutazioni di incidenza e tutto quello che serve, diciamo così, in un'area protetta. Dovevano essere ormai di ultima generazione, i camion, per dire, i mezzi che lavoravano all'interno dell'area, si parlava di dover lavare le ruote sia per entrare che per uscire, era vietato suonare il clacson, cose che per noi che siamo nati qui e conosciamo tutto di queste aree, quindi anche delle specie che le abitano, ci sono sembrate all'epoca abbastanza paradossali, addirittura un po' eccessive se vogliamo, anche perché poi va bene che i progetti che vengono presentati su queste aree siano seguiti e controllati, poi però il controllo andrebbe portato avanti sempre. Queste sono aree un po' abbandonate a se stesse, quindi abbiamo mezzi che passano, quote invece che fuori strada, cose di questo tipo, che magari, ecco, forse lì sarebbe il caso che ci fossero dei controlli per intervenire a salvaguardia dell'ambiente. Il destino di queste zone non è in fondo molto diverso da quello di altri luoghi naturali della pianura padana che fino a non molto tempo fa brulicavano di vita.
quando il fiume era anche fonte di sostentamento per le popolazioni locali e la parola inquinamento non si sapeva cosa significasse. Oggi, mentre la qualità delle acque migliora, a leggi sempre più severe sul rispetto della natura non si affiancano controlli adeguati e i progetti, spiega il sindaco, iniziano e a volte seguono percorsi difficili da capire per chi, pur senza le competenze tecniche del caso, in questi luoghi ci vive da sempre. Morirà tutta la vegetazione, è una rete che va poi a soffocare e a far morire le piante. È questa infestante non autoctona che poi crea tutto questo problema, che va a ridosso dei piloni di tutti i ponti che piano piano incontra, creando dei problemi di stabilità ai piloni stessi, creando problemi che su cui interventi ci vogliono somme rilevanti poi per togliere questo problema di tutta questa vegetazione morta che se ne va giù. Alla prima piena viene sollevato tutto, se ne va giù tutto. Il lavoro che andava fatto era un lavoro di diradamento, da quello che ci risulta, ma già dall'inizio abbiamo visto che più che un diradamento, secondo me, è un disboscamento, perché un 70-80% delle piante che erano state piantumate col progetto Sistemi Verdi sono state poi tolte alla base e quindi ha lasciato un po' perplessi, non fosse altro per i costi che all'epoca erano stati sostenuti per riforestare la zona. Il raffronto balza agli occhi a chiunque. Se noi prendiamo 100 metri quadrati laddove non sono ancora state tolte, troveremo una cinquantina di piante, perché è una vegetazione anche abbastanza fitta. Se prendiamo per trovare 50 piante, qui bisogna prendere 100 metri per 100 metri forse. Sembrava che si dovesse tirar via qualche specie nata spontaneamente, per cui magari queste specie possono magari dar fastidio all'impianto di forestazione. Le piante, si dice che devono, siccome non hanno valore, vengono lasciate sul sito, però qui vediamo che sappiamo, no? Al di là di quello che si vede, sappiamo che sono state cippate per essere portate, mi hanno detto, in centrali dove vengono usate come combustibile. Le guardie che hanno fatto le loro relazioni proseguiranno le loro indagini per capire se il tutto è congruo e segue le procedure che dovevano essere seguite. Torno a dire, non so quali sono le idee della regione. Come si diceva prima, sono aggredite dallo zucchino e poi quando muoiono. Quando io ero un bambino c'erano dei piani di taglio su queste aree demaniali dove venivano date proprio in concessione anche alla gente del posto per venire a fare i pali che poi venivano utilizzati nell'Oltrepò, nelle viti, negli impianti di viticoltura. E c'era un piano triennale dove si concessionava un pezzo mentre si divideva in tre parti, no? il territorio, e ad ogni anno si saltava da un mappale all'altro, diciamo così, in modo che si dava il tempo al primo mappale di
riprodursi in qualche modo come vegetazione, e c'era proprio questo sistema triennale che vedeva la pulizia anche di queste aree, quindi non permetteva poi che tutto questo materiale andasse a creare dei problemi, anzi creava delle economie perché i pali venivano poi venduti. Io non so se all'interno di una ZPS può essere ancora possibile un sistema così come era quello di altri tempi, perché giustamente nelle zone protette bisogna lasciare che la natura segua un po' il suo corso. Se c'è un progetto di forestazione, si va a mettere le piante, tra l'altro autoctone, piante che magari non esistono quasi più sui territori, e poi però serve una manutenzione per mantenere il bosco, quindi venendo a togliere in qualche modo tutto questo crescere di in questo caso di zucchino americano, che sicuramente è una cosa che non esisteva da noi. Facendo una pulizia totale, così come sembrerebbe che questi signori stanno facendo, sicuramente togli tutto. Poi però bisogna capire quali sono gli interventi di mantenimento della pulizia fatta, perché se poi lasci così, nel giro di 2 o 3 anni questi ritornano e siamo sempre... E se sulle sponde la situazione non è sempre rosea, dentro il fiume lo è ancora di meno, perché, come sottolineano anche i gestori del battello turistico da poco inaugurato sull'altra sponda ad Arena Po, sarebbe necessario garantire dei percorsi navigabili per collegare ad esempio Pavia e Piacenza in modo sicuro anche nei periodi sempre più frequenti di magra. Ma i lavori anche qui non iniziano e forse non sono nemmeno presi in considerazione. Abbiamo un patrimonio enorme che non riusciamo a sfruttare e a lanciare, diciamo così, come interesse turistico. Dovremmo avere sicuramente una pista navigabile. Adesso, nel passato sono stati fatti troppi scempi per quanto riguarda l'escavazione in fiume, però se con tutte le tecnologie a disposizione oggi potremmo concessionare ancora una parte, creando questo percorso navigabile che potrebbe permettere poi ai turisti di, perché come possiamo vedere la stagione, pur non essendo estiva, lascia a presagire anche a notevoli pericoli per la navigazione. Vediamo queste lingue di terre sabbiose, ghiaiose, che sporgono, e quindi il livello sicuramente non è sufficiente per una navigazione sicura. Senza andare a diciamo così, a deturpare quel che è il paesaggio naturale, perché contrariamente ai territori più a valle, dove la navigazione è possibile, parlo delle zone sul Cremonese, ma anche venendo ancora su ancora un pezzo, le rive sono state sistemate, diciamo, con tutti i servizi necessari anche alla navigazione, mentre il nostro tratto è un tratto che dal punto di vista naturalistico è rimasto intatto, per cui sono sicuro che il fatto di poter passare con una barca e navigare questi territori susciterebbe notevole interesse a diverse persone. Purtroppo è fermo tutto, le escavazioni da noi non sono consentite e quindi nessuno o ben poche persone riescono a navigare su questi tratti, ecco.